le imprese è fondamentale raggiungere l'autonomia energetica. Il nostro paese produce solo il 22% dell'energia che consuma. Un dato significativo e che insieme agli obiettivi dell'Agenda 2030 mette in campo una serie di riflessioni che sono state oggetto di un incontro al Palabecci al Porto Marina di Pescara dal titolo La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili. In Abruzzo stanno partendo una serie di comunità energetiche rinnovabili finanziate non solo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede delle importanti dotazioni economiche per i comuni di piccola dimensione, ma stanno nascendo anche tante comunità energetiche sotto la spinta di ulteriori linee di finanziamento che riguardano per esempio le ZES e riguardano altri provvedimenti regionali. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di favorire l'autonomia energetica e in questo il ruolo della Camera di Commercio può essere molto importante al fianco delle imprese del territorio abruzzese. La Camera in particolare ha verso le imprese innanzitutto un'azione informativa fondamentale. In questo momento le imprese si trovano da un lato interessate a voler attivare una comunità energetica, dall'altro mancano una serie di informazioni e quindi il ruolo della Camera può essere importante soprattutto sotto il profilo della creazione di culture e di consapevolezza nel tessuto imprenditoriale locale. Le imprese devono approvvigionarsi da fonti sicure con prezzi stabili. Ecco dunque il ruolo delle cosiddette comunità energetiche rinnovabili, che non è solo economico ma anche sociale, in quanto interagiscono con tutti gli stakeholder del territorio. Diciamo che la transizione energetica è un atto dovuto che il mondo ci chiede. Ce lo chiede perché basta guardare i cambiamenti climatici che ormai fanno paura. Basta guardare le impennate dei prezzi dell'energia che mettono a rischio la sicurezza nazionale. E allora dobbiamo, ognuno per quanto può, deve dare il suo contributo. Certamente non sono le comunità energetiche che risolvono i problemi, però danno un contributo importante, lo danno sia per quando riescono a produrre con fonti naturali e sia ed è anche una grande opportunità per chi li realizza, che riescono ad avere anche dei notevoli risparmi sul costo dell'energia prodotta.